Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel penultimo video assaggio, almeno in programma, perché poi sicuramente nei mesi a venire ce ne saranno tantissimi altri. Però questo è l'ottavo video. Devo dire la verità che in questo video regnano bevande e salato. Ci avviciniamo un po' alla fine. Nulla, io direi di iniziare un attimo dal dolce, come sempre. Ok, io direi di... Ah, ma solo questo c'è, quindi sì. Ok. I dolci ci sono i Kit Kat Mini, che ovviamente abbiamo preso direttamente la confezione da 197,4 grammi, circa 14 pezzi, e andremo a provare per il momento un attimo prima Salted Caramel. Sì, quanto sono belli! Ragazzi, comunque sono bellissimi! Allora, prendiamo l'azzurro. Ti ricordate dove li abbiamo acquistati? Fatecelo sapere. Livello di difficoltà. Sì. Eccolo qui, quanto è bellino. Anzi, quello è il giusto, non l'abbiamo provato. No, provavo il Twix. Twix. L'odore si sente caramello, però guarda. Proviamo. Si sente il sale. Lo senti? Sì. Lo sento. Prezioso. Preferisco quello dell'altro video. Però si sente buono, buonissimo. Buono. Voto 7,5. 7. Consigliato. No, buono. No, si sente il salato. Si sente, lo senti? 7,5. Pestiamo nocciola. Ma io vorrei mangiare un altro di questo. Buono, eh? Nocciola. Uno ve lo rubo. Cioccolata volontà. Questo. Però l'odore è buono. Buono. C'è buono. Mi sento proprio la nocciola. Anche questo. Non è scontato, è particolare. Secondo me conviene questo sacchetto con vari gusti, perché all'interno trovate quello semplice, quindi quello classico, cioccolato bianco, salted caramel, peanut butter e nocciola. Noi per il momento ci fermiamo a questi due. Allora, se io l'altro ho dato 7,5, questo 6,5. 7. Però comunque è buono. Ma molto, anche perché questo diciamo si avvicina di più a quello classico, anche se sì, la nocciola si sente sempre molto molto particolare. Ok. Però di solito tutti diciamo le novità che fa Kit Kat sono sempre buone. Sì. Noi vi consigliamo quello là, popcorn e caramello. Popcorn e caramello. Quello è da provare buono, perché è spettacolare. Beh. Adesso abbiamo due bevande che ne avrò neanche a farla apposta, sono due marchi diversi, però abbiamo lo stesso gusto. Sì, faccio vedere. Sì. Insieme. Io direi di provare prima la una, non diamo la nostra, esatto, e poi alla fine le compariamo. Ok, allora iniziamo da questa qui, che già avete visto, mango. È la Pepsi all'ananas, abbiamo provato anche mango ed era molto buona. Eccola qui. Sì. Oddio, si sente un tantissimo. Sacco, si sente. Buona, ma non è... Era più buona mango. E mango l'abbiamo bevuta quasi calda. Carina. Allora, l'odore prevale tanto. E però il sapore, allora, l'odore è più buono. Cioè, si sente di ananas, però il sapore non è che si sente tanto. No, si sente. Si sente il sapore. Quel retro gusto dolce dell'ananas, a me che non piace, mi l'ananas piace. No, mi piace. Allora, io per il momento, io questa non darei un voto. Okay. Farei direttamente dopo la classifica con l'altra, perché abbiamo anche un altro marchio, però lo proviamo dopo. Va bene, quindi proseguiamo. Esatto. Allora, questo marchio, sempre il stesso marchio. Senti. Fox Nut and Snack, questo qua,
gusto aceto balsamico e sale. Sono salatissime. Guarda per la lima. È troppo lo salato. Cioè non è l'aceto. Non è il salato del sale, è l'aceto. Dopo 2,5 litri di acqua ci vogliono. Però io mi dispiace, non so come. Sì. Noi cosa provammo? Sempre. Noi provammo delle Pringles, quelle non si potevano mangiare, era troppo, l'aceto si sentiva troppo. Invece questo sono molto 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 più buone. Molto. Sono buone. Sono un po' salate, ma non è dato dal sale, è dato dal sapore. Dalla l'aceto. Sono particolari e sono buone. Cioè sono sincera. Non si sente però. Quel retrogusto di aceto pesante. Infatti, non si sente per niente il tipo diciamo, tra aceto. Comparazione Pringles, gusto aceto che non mi ricordo a cosa era accompagnato. E questo, io preferisco questo. Per me era proprio sale e pepe, non del genere. È buono. E quello nero, aceto balsamico. Perché l'aceto bianco si chiama solo aceto, se non mi sbaglio. Questo è quello scuro. Condimento al balsamico. No, è quello scuro. Però queste io ve le consiglio. Sono veramente buone. Cioè si vede proprio. Questo marchio è proprio qualità, qualità si, vede, si sente pure la patatina, cioè. No, ma noi tutto quello che avevamo provato sì, di questo tutto. Marchio era tutto fenomenale. No, no sono consigliato. Io un bel nome glielo do. Sì. Perché sono particolari, sono di se qualità. Se ti cercate qualcosa di io, questo ve lo consigliamo. Veramente buone. Non ve ne vincere. Stiamo parlando di la Fanta gusto ananas pineapple proviamo, ma è giallissima. Io preferisco la Coca-Cola. Io preferisco non è l'arancia, è solo sto sapore del mi piace dell'ananas, no? Tra le due pezzi. Questa è pesante, cioè è forte. No, è molto zuccherata proprio. Cioè. No. Non mi è piaciuta proprio. No, la Pepsi vuol dire. È quella. Perché la Pepsi sì, è la Coca-Cola, però si sente, esatto. Si sente alla fine quel retrogusto di ananas. Invece che se è proprio ananas, solo ananas. No, non mi piace. Invece noi eravamo convinte fosse sempre la Fanta, però aromatizzata all'ananas, invece no. No. Tipo come la Pepsi si sente proprio. Vedi, pineapple flowered soda. No. No, preferisco che a noi stiamo uccidendo di Coca-Cola, che Coca-Cola è matta, proprio per farvi capire, è un gusto di lull'arca con la Pepsi tutta la vita. Sì, sinceramente sì, tra perché a me già non piace l'ananas, però. Però tipo Pepsi è più bevibile. Sì, sì. Perché sì. Non si sente molto. Si sente solo alla fine. Esatto. Sì. No. Prossimo. Ultimo. Boy. Bawang. 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 Vabbè, comunque ragazzi, sono il mais all'aglio. Aromatizzato. No, 2 minuti per rompere. Mamma mia. Ma ci roviniamo. Mamma, ci roviniamo. Ma perché l'hai rotta tutta sta confezione? L'hai rotta tutta. Prendete. Si è mangiato proprio lo spicchio d'aglio. Prego. Andiamoci insieme. Non si sente. No, si sente. Però l'odore è molto più forte. Cioè, si sente. Come se non avessero sapore, però si sente sto cosa. Però con senso è diverso dagli altri, eh? Meno croccante, mi piace. Al di là, terno. Barbecue, cos'era? Mamma, wow, mi sento la pelle d'oca. Ti giuro, guarda qua.
L'aglio disidratato. Oddio. Non è male, alla fine è aglio. No, l'odore però è molto più... il freddo addosso. L'odore però è molto più forte del sapore. Sì. È vero, questo c'è da... Però sinceramente... Però sai cos'è? Non sono salati. No. Abbiamo provato gli altri che erano buonissimi, gli altri gusti. Pure della... Cosa com'era? Barbie di quelli. Mamma mia. Allora, mirate il penultimo video. Però nonostante ciò, noi speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo... abbiamo dato il voto, ma non penso che ci sia bisogno. E quindi allora speriamo che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!